Ragazzi, ben ritrovati. Eccoci qua comodamente seduti su questi sedili per la prossima intervista. Abbiamo qua Michele, che è il presidente. Lo vuoi dire tu di che quale club? Del Black Racer Tuning Club. E vai. Allora, benvenuto Michele, sei qua con noi. Grazie. Noi chiaramente vogliamo sapere qualcosina in più dei Black Racer. Com'è nato questo club? Questo club è nato, diciamo, dalla passione mia e di altri due o tre amici, tra cui uno mio fratello e la mia fidanzata, comunque, e per le auto e per la voglia di ritrovarsi, stare insieme. Io già facevo parte di un club di Vicenza, il Vicenza Extreme Tuning, e poi alla fine ho deciso di fare qualcosa un po' più per le parti nostre, anche se... Insomma, cercare un po' di spostare un po' più nelle tue paraggi. Ma sì, ho imparato dai ragazzi di Vicenza e ho messo in opera, diciamo, dalle nostre parti. Hai rubato il lavoro a loro? No, alla fine siamo amicissimi. I segreti, i trucchi del mestiere. Sì, ma siamo amicissimi, quindi non c'è nessun problema. Bene. Qual è la vostra filosofia un po'? Cioè, avete un qualcosa di particolare che vi differenzia rispetto agli altri? Un logo particolare, un significato a monte? Beh, il logo, diciamo, c'è il drago che lo si vedrebbe dalla felpa adesso, se magari i miei assistenti, ma sono lì in fondo, vabbè, no, comunque vabbè, abbiamo il drago, spiegalo. Abbiamo il drago del Black Racer, che è il logo che ci contraddistingue. Ok. Scusate. Tranquilli, le gaffe sono sempre ben accette, tranquillo. Ok, abbiamo il fucsia, che è il colore che contrasta sul nero, adesso sulla felpa, la felpa è nera con le scrittine fucsia, la maglietta è il contrario, insomma. Il mio colore preferito, guarda. Ma siccome va di moda, noi abbiamo preso un pochino tutto il discorso e quindi abbiamo fatto sia la moda che il bello. Ecco. Alle persone che si iscrivono nel vostro club, date dei gadget? Alle persone che si iscrivono nel nostro club, prima una felpa nera, una maglia fucsia? Prima di tutto c'è la tessera personale e in PVC che ti contraddistingue, dove ci sono i dati dell'auto e del proprietario. E si dà come sempre un regolamento, uno statuto da firmare, perché è giusto così, insomma. Certo, e poi certo. Come gadget abbiamo i portacellulare, abbiamo il cappellino, abbiamo la felpa, la maglietta, il gagliardetto, quello del club, insomma. Sì, abbiamo un po' di gadget. Diversi gadget, sì, insomma, sì, da c'è l'adesivo da auto, quello da vetro, insomma. Okay. Abbiamo un bel repertorio di gadget. E per quanto riguarda il repertorio degli iscritti, quanti siete? Per quanto riguarda il repertorio degli iscritti, siamo in 24 quest'anno. Perché ogni anno viene fatto il rinnovo e si chiede appunto chi è interessato a far parte anche. Obiettivi di crescita per il futuro? Obiettivi di crescita per il futuro. Intanto c'è il nostro raduno il 6 di giugno al centro commerciale Piazza Grande e vi aspetto tutti quanti. È il quinto raduno e ogni anno cerchiamo di far sempre meglio e quest'anno ce ne sarà, veramente. Prima di tutto c'è quello, poi concentriamo insomma tutte le energie su quello lì e poi in giro si viene qua, che è tappa fissa. Certo. E ci sono tutti i raduni. Quante auto avete portato qua in esposizione? No, noi per regola, e non me ne vogliano i ragazzi del My Special Car, non abbiamo... arriveranno. Non abbiamo... sulla chat. Non abbiamo assolutamente auto in esposizione. Avanti, ecco. Non abbiamo assolutamente auto in esposizione perché vogliamo goderci la fiera. Quando hai l'auto è vero che la metti in mostra, però sei costretto a stare lì vicino all'auto, quello è vero, quello e non è vero. Riesci a goderti la fiera. E noi abbiamo già fatto delle altre fiere a Padova e abbiamo visto che sì, è bello, però se c'è una fiera è bello vederla la fiera, non rimanere vicino alla propria auto, insomma. Certo. Poi i raduni ce ne sono continuamente, la metti in mostra lo stesso, insomma, per una volta facciamo i visitatori. Una scorpacciata di auto da vedere. Ma sì, ma sì. Tanto poi ci si conosce un pochino quasi tutti. Alla fine è un grande gruppo nazionale di amici. Alla fine, sempre quella. Bene, bene, bene. Ascolta una cosa, Michele. Avete un sito web sul quale... Sì, il nostro sito web è... Dai, facciamo un po' di pubblicità. Dai, dai. Gratuita, grazie. www.blackracer.it è un sito attivo dal 2004 dove ci trovano sia le foto dei nostri ritrovi, quelle dei raduni, c'è un forum che se vi iscrivete avete voglia di postare un pochino va sempre bene. Ok. E poi c'è un calendario, c'è un calendario con tutti i prossimi eventi, i prossimi ritrovi, tutte le attività che fa il club e tutti dei link dove ci sono degli amici, li chiamiamo noi perché
insomma è giusto così, che ci aiutano e ci diamo una mano, dove c'è anche il link di Your Tuning. Bravo, bravo, quello non deve mai mancare, mi raccomando. Mai. Ascolta una cosa, l'ultima domanda un po' più così. Qual è stata la più grande soddisfazione? Da quando Oddio. Sei presidente? Bisogna mettere un po' in crisi questi intervistati. Io ne ho avute... Mica sempre tutto liscio. È giusto. No, ne ho avute di soddisfazioni, perché ogni anno quando ti vengono a fare il complimento alla fine del raduno e ti dicono che magari è il raduno più bello che hanno visto in zona a livello annuale, è già una grossa soddisfazione. Tu diciamo tu sei più orientato alla parte estetica dell'auto? No, sonora o... No, noi spaziamo dal sonoro all'estetico e anche al motore. E ognuno ha la sua un po' passione, un po' più spinta in uno dei per diversi campi. Per quanto riguarda la tua? Sinceramente io sono il presidente da allontanare, nel senso che ho appena venduto l'auto, ne ho comprato una usata a gennaio e quindi adesso si parte da zero. Quindi si vedrà. E vai di elaborazioni. Sì, alla fine si farà un pochino di estetica a livello un pochino tranquillo, visto che non riusciamo ad avere colloquio con sti enti che ci aiutino ad omologare le auto, anzi cercano sempre di malmenarci, perché alla fine voglio dire non siamo assolutamente persone cattive, abbiamo una passione che è quella di avere un'auto diversa dal solito. Non siamo quelli che fanno le gare clandestine, perché ecco, con i soldi che spendiamo sulle nostre auto... Precisiamo sempre, spendiamo questa cosa che è un punto importante. Sì, appunto, è una cosa che non riescono a capire, ci accomunano sempre con quelli che fanno le gare clandestine. Le gare clandestine... E invece non è così. No. Non è così. Ascolta, posso farti una domanda, ma la farai Fux la prossima auto? La fidanzata sarebbe contentissima, ma non penso... Fucsia magari con la scritta in nero, no? Ma non so, vedremo. Bisogna accontentare anche queste donne, dai. Giusto, ma lei ha la sua, io ci ho messo le mani alla sua, se vuole farla Fucsia, ah, sì? Io sono felice. Che modifica hai fatto? Sono curiosa. Abbiamo lavorato un pochino sull'assetto, sull'impianto audio, è una Peugeot 206 Cabrio. E per quanto riguarda la verniciatura? La verniciatura momentaneamente... Ma io sono donna, quindi guardo l'estetica, chiaro, poi il motore. Momentaneamente ecco. Lei ha detto che per la verniciatura è contenta così, è un azzurro metallizzato chiaro e per adesso lei è contenta così. Bello. Gli ho messo lo scarico, gli ho messo i cerchi, ho fatto un pochino di una rimappatura, non si può dire, alla centralina. Però cosa beh, insomma, si può volere di più dalla vita, insomma, no? Un uomo che ti sistema, ti fa l'auto così, bravo, bravo. Anzi, la salutiamo. Perché salutiamo. Ciao Tania. Ciao Tania. Allora Michele, io ti ringrazio tantissimo grazie di essere stato qua. Adesso, visto che siamo comodamente seduti, magari ci ordiniamo anche qualcosa da bere, abbiamo va anche bene. Qua l'appoggio, il nostro benissimo. Appunto. Sì, anche perché ho fatto due volte il giro della fiera cercandovi e ho una sete. Va bene, saluta un po' gli amici di Your Tuning. Ciao ragazzi, grazie che ci siete, grazie che ci fate pubblicità e grazie che praticamente insieme faremo diverse belle cose. Benissimo, noi ringraziamo Michele e i Black Racers e noi ci rivediamo più tardi sempre qua comodamente seduti. Ciao ciao! Ciao!